Grazie caro, che gentile. Già. Direi che parliamo tutti italiano, no? Sì. Se c'è qualcuno in inglese alzi la mano. Spagnolo? No. Allora, Hare Krishna, salutiamo tutte le persone presenti, grazie per essere qui presenti, grazie a quelli che non sono presenti e ascoltano. Mi auguro di poter dire delle cose che possono ispirare il vostro cuore, la vostra vita e anche la mia. Srila Prabhupada ki jai. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Panachari. Yamuna Tira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Sri Advaita Gadadhara
Srivasa di Gora Bhatta Vrinda. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhatta Vrinda. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Radha, Vraja Sundarada, Vraja Sundarade. Jaya Goranitai, 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 Jaya Goranitai. Jaya Jagana, Jaya Jagana, Abala Deva Jaya Subhadra. Jai, Sisi Goranitai ki. Sirade Braja Sundara Ki, Jagannath Baladeva Subhadra Ki, Go Premanande, tutte le glorie dei devoti riuniti, tutte le glorie dei devoti riuniti, tutte le glorie, Shishi Guri Goranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dunque, oggi leggiamo
dallo Srimad Bhagavatam, canto 8, capitolo 17, verso 9. Visvaya visva bhavana stiti samma samyamaya. Svaira grita puri sakti gunai bhume. Svastaya svavat svasasvat. Upabrita purna voda vyapadaditam samseyarya namaste visvaya visvabhavanastita samma samyamaya Svatram grita purushati gunayabhune Svastaya svasvat upam brihita purna bodha Vyapaditam tamai ariye namaste Visvaya visva bhavanastita samyamaya Svairam grita purushati gunaya budme Svastaya sasvada upadmrita purna bodha Vyapadita vidayatma tamai aryai namaste Visvita bhavanastiti sayamaya Svatram grita purikshati gunaya bhumne Svastaya sasvada upamrita purna bhobda Vaipadatmahi ariye namaste Visva Vibhya Brahmastiti Samyamaya Svayangrita Purushati Gunaya Bhunme Svasaya Savadu Upamrita Purna Bhade Bhada Vyapadi hatma tamasi ari namaste. Goranga. Ma con tutti gli occhiali non ci vedi? Ah. Ah. Ecco, bravo. Ci rinunci? Giovanni, vai. Sì.
Stiti Samamaya Sangrita Purusa Shakti. Ma come è scritto? L'hai fatta poesia invece che... Sasha, Nita. Sinto, Matta, ce la fai? Sì, sì, parlo con te. In mancanza di Mataji, passiamo subito alla lettura. La dea... Aspetta, devo tenerlo così questo. La dea Diti disse, o signore, no, questo è il 9, è il 8. Mio Signore, tu sei l'onnipresente forma universale, il creatore perfettamente indipendente, il sostegno, il distruttore di questo universo. Sebbene tu impieghi la tua energia nella materia, sei sempre situato nella tua forma originale e non cedi mai dalla tua posizione. Non cadi mai dalla tua posizione, perché tu, la tua conoscenza è infallibile, sempre adatta a ogni situazione. Tu non sei mai confuso dall'illusione. O mio Signore, io ti offro i miei rispettosi omaggi. Spiegazione Srila Prabhupada. Chiunque cerchi di diventare cosciente di Krishna deve conoscere le glorie del Signore, per quanto è possibile comprenderle. Quindi Aditi allude a queste glorie del Signore. L'universo intero non è altro che la potenza esterna del Signore. La Bhagavad Gita 9.4 lo conferma. Mayata tam idam sarvam. Tutto ciò che vediamo in questo universo è soltanto un'espansione della potenza di Dio, la persona suprema. Proprio come la luce e il calore del sole, che sono diffusi in tutto l'universo, non sono che espansioni del sole. Quindi ci si sottomette a Dio, la persona suprema, quando ci si sottomette a Dio, la persona suprema, si supera l'influenza dell'energia illusoria, perché il Signore Supremo, che è perfettamente saggio ed è situato nel cuore di ogni essere, soprattutto nel cuore del devoto, concede l'intelligenza che garantisce di non cadere mai dall'illusione. Oggi saltiamo parola per parola. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindubhyabhyasya patita nampa vanibhyo namo nama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Le conclusioni dello Srimad Bhagavatam non sono altro che glorificare Krishna, riconoscere la sua potenza e desiderare di servirlo con amore e devozione. Infatti tutti i devoti di Krishna, i più vicini a lui, il loro sentimento è così profondo nel loro cuore nei confronti di Krishna che desiderano sempre glorificare il Signore Supremo. Sebbene l'aspetto del Signore Supremo, il Dio di tutti gli universi, di tutte le creazioni, di tutte le galassie, di tutto quello che è esistente in questo mondo materiale e non, è una parte che al devoto che si dedica a lui con devozione non è molto interessante o non è molto importante. Perché? Perché il devoto vede Krishna come un suo caro amico, come una persona cara, un padre, un amante. Qualunque cosa il nostro cuore ispiri verso di lui è la fonte della nostra ispirazione al servizio devozionale.
Quindi il devoto non è interessato tanto al fatto che egli sia Dio, la persona suprema, sebbene lo riconosce e sa che lo è, ma di amare lui nel proprio cuore, nel modo in cui noi lo sentiamo e lo viviamo profondamente nella nostra intimità. Prabhupada dice che ognuno di noi deve adorare il Signore come sente nel proprio cuore, come lo chiama nel proprio cuore, come l'ha sempre chiamato da bambino, come sempre lei o lui si è rivolto al Signore nel suo modo intimo. Perché non dobbiamo mai allontanarci dalla nostra natura, dobbiamo essere sempre noi stessi, cercare di amare il Signore come sappiamo nel nostro cuore e servirlo con amore e devozione, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente e con tutte le possibilità che noi abbiamo di poterlo servire. Queste sono le ingiunzioni dei Veda. E quindi glorificare il Signore è amarlo e adorarlo. Cioè, diciamo che la coscienza di Krishna non ha nulla a che vedere con nessun tipo di religione, con nessun tipo di venerazione, perché il Signore non è interessato a essere adorato, lustrato, venerato, no. Alcuni devoti che hanno questo sentimento di venerazione adorano Vishnu in Vaikuntha, no? Che c'è l'adorazione e il metodo di servizio devozionale a Vaikuntha, dove vive Vishnu. Ma a Krishna Loka i sentimenti di Krishna sono tutti devozionali e intimi con i propri devoti, e quindi c'è chi vuole raggiungere questo stadio di amore sincero per il Signore, dovrebbe, e non, questo non è un dovere o un obbligo, ma è un stato di realizzazione interiore, cioè si arriva step by step, come dice Srila Prabhupada, si arriva piano piano a volere Dio come il proprio amore, il proprio padre, il proprio amico, il proprio amante. Quindi c'è questa propensità di amarlo in questo modo e fa parte dell'intimità del nostro cuore. Non c'è nessuno che possa dire bisogna vivere la vita spirituale in questo modo, non devi avere la venerazione, devi avere l'amore spontaneo. Tutto questo fa parte della mente e non è la verità delle cose, perché nella verità delle cose il Signore si manifesta e desidera essere amato dal proprio devoto così come lui sente, perché in questo modo si esprimerà nel modo più profondo, più vero, sarà se stesso. E Krishna non vuole artifici, non vuole che noi facciamo delle danze strane davanti a lui per mostrare che facciamo, o facciamo ridere, o facciamo, chi lo sa quali sono le motivazioni. Cioè, il Signore vuole che la nostra danza sia rivolta a lui. Se nel nostro cuore sentiamo di danzare in un determinato modo, deve essere quello. Dobbiamo cercare naturalmente di non fare cose strane, di non essere al di là della dimensione devozionale, ma cercare di esprimere tutto quello che sentiamo nel modo più adeguato anche ai nostri sentimenti, ma anche nel posto dove noi ci troviamo. Intelligenza, amore, tempo, luogo e circostanza sono sempre presenti nel devoto. Non è mai un fuori di testa, uno che fa chissà che cosa perché you don't understand Italian? You understand Italian? Ah, perfetto. Sì, l'ho letta. Comunque, se vuoi possiamo leggere ancora questo, se ti va. O illuminato, soddisfacendo tua grazia, si può facilmente ottenere una vita lunga come quella di Brahma, un corpo di sistemi planetari superiori, mediani e la soddisfazione dei sensi, la piena conoscenza trascendentale e le otto perfezioni dello yoga. Maggior ragione questi
quindi si potrà ottenere qualche insignificante successo, come quello di vincere i propri nemici. Comunque, la spiegazione di Prabhupada è che il devoto è sempre costantemente vicino al Signore e apporge il suo cuore, i suoi omaggi costantemente, anche se non si mette lì a fare omaggi costantemente, però diciamo che la pratica degli omaggi e del rispetto nel proprio cuore è fondamentale, no? Ad esempio a Vrindavana c'è un Padasevana, credo che faccia parte del Padasevana, di andare a... Sapete che c'è il Parikrama, che vuol dire girare intorno a Vrindavana, no? È fonte di un successo interiore, di sottomissione a Dio e di un servizio veramente importante per poterlo onorare, onorare Vrindavana, il Dham, il posto dove lui risiede e vive con Srimati Radharani. Quindi questo servizio addirittura è che ogni passo che fai, fai un omaggio. Fai un omaggio, ti rotoli e ne fai un altro. Fai un omaggio, ti rotoli e ne fai un altro. Questo è proprio un servizio che i Brijabasi fanno spesso e vederli è una cosa incredibile. Ma nello stesso tempo, quando li vedi, non ti sembrano strani perché si rotolano e fanno gli omaggi, poi fanno gli omaggi ancora e poi si rotolano. E loro praticamente non perdono un centimetro del parikrama di Vrindavana senza che questo centimetro sia stato onorato all'adorazione a Krishna. Fanno proprio il dandavat, vanno a terra, no? Non è una cosa così. Ed è molto, molto austero fare questo, perché pensate, non mi ricordo più se sono 8 o 10 chilometri il parikrama di Vrindavana. E fare per 8-10 km degli omaggi dandavat e rotolarsi e poi farlo ancora e poi mettono, per non perdere il segno, mettono la pietra e poi spostano la pietra e poi ancora omaggi e poi la pietra. Cioè, ci sono devoti occidentali che l'hanno fatto ed è veramente una grande estasi, perché in questo modo veramente tu fai gli omaggi. Ah, dai, si Radhe Braja Sundara chi, si Goranitai chi, Jagannath Baladeva Subhadra chi. È un'attività che potrebbe sembrare strana, ma questa attività di fare gli omaggi a Krishna in questo modo è un modo molto profondo, perché lì ci devi mettere tutto te stesso, non solo la devozione, ma anche la tua forza fisica. Ed è una cosa bellissima da vedere. Cioè, io l'ho visto, ogni volta che lo vedevo mi dava una grande ispirazione nel cuore. Certo, adesso noi non è che lo possiamo fare qua, no, perché là oltretutto è terra santa, no? Quindi non ti sporchi, anche se ti viene la polvere addosso, è una purificazione, no? Tutto quello che nel Dham è sacro. Quindi diciamo che abbiamo bisogno di sviluppare la devozione, se non a questi livelli, che naturalmente solo delle persone avanzate possono fare questo tipo di omaggi e farlo per 8 chilometri, no, non è uno scherzo. E quindi ci vuole una grande devozione, determinazione, e quello che noi aspiriamo è questo, no? Nel servizio devozionale, diventare determinati nel nostro servizio e pregare sempre Krishna che ci aiuti a farlo meglio ogni giorno. Cercare di migliorare se stessi in quello che facciamo sempre di più. Così facendo il nostro cuore si purifica e il pensiero che va verso Krishna diventa sempre più forte. La cosa che dovremmo evitare è di diventare fanatici, di sentirsi l'Hare Krishna per eccelso, di essere completamente un Hare Krishna, di dare a tutti quanti la coscienza di Krishna senza guardare tempo, luogo e circostanza, dover essere perfetto in questo, mettersi il doti con tutte le pieghe, il tila bello luminoso, bello forte, la sika ben pettinata con due nodi perfetti. Cioè, tutto questo è anche giusto, però
credere in questo e volerlo fare in modo ostinato, perché se così non fai non sei un devoto, questo si chiama fanatismo. Noi dovremmo pensare di più a come soddisfare Krishna. Se magari non abbiamo un bel tilak, possiamo pensare di fare qualcosa di bello per lui, come, non so, portare un fiore nel tempio, come andarlo a vedere pregare nel tempio, venire qui e cantare i giri concentrati, senza parlare, senza discutere, concentrati sul suono, no? È molto importante che quando cantiamo il mantra di Krishna siamo assorti nella vibrazione. Ci sono vari modi, per esempio le persone che non riescono a cantare il mantra con attenzione dovrebbero, c'è un metodo che è quello di mettere la mano all'orecchio, provate, mettete la mano sull'orecchio, provate e cantate il mantra di Krishna, Re Krishna, Re Krishna, Krishna Krishna, Re Re, Re Rama, Re Rama, Rama Rama, Re Re. Sembra in, si dice, stereo, no? Diventa stereo il mantra, no? Amplificato. E quindi è una cosa che è molto importante, oppure alcuni mettono la mano così davanti, no? Ma quello io non l'ho mai fatto e non mi piace, però chi vuole provare può provare. Oppure se non si sente molto ispirato, dice Prabhupada che si potrebbe leggere un verso dello Srimad Bhagavatam, oppure vedere una foto di Krishna nei libri. Insomma, e poi se uno sta seduto e viene sonno si dovrebbe alzare per non distrarsi e non dormire, no? Perché uno nel nettare della devozione è scritto che è anche un'offesa cantare in modo disattento. Quindi se noi non ce la facciamo proprio, che la mente ci sta portando verso l'ignoranza più assoluta che è il sonno, è meglio andare a dormire che cantare male il mantra di Krishna in modo disattento. Noi dovremmo sforzarci, se dentro il tempio c'è troppo caldo, andare fuori che c'è più freddo. Qui a Villa Vrindavana non esiste perché c'è sempre freddo. Però se uno, ad esempio, coprirsi molto bene, avere uno scialle bello caldo, il berretto di lana, tutte le comodità varie, fisiche, è più difficile concentrarsi perché il sonno avviene con più facilità. Quindi dovremmo cercare un modo equilibrato di essere vestiti in un modo giusto, non troppo pesanti, e di alzarsi se il sonno sopravviene, no? Perché in questo modo rispettiamo veramente Krishna e lo onoriamo, no? Insomma, tutto quello che facciamo dovrebbe essere fatto con grande attenzione, con determinazione, con il desiderio di dare se stessi a Dio. Perché qualunque cosa noi facciamo, ad esempio, una cosa molto importante è capire che un devoto si cioè adegua la propria vita agli insegnamenti del maestro. Se il maestro dice al mattino devi cantarti i giri attentamente, non puoi fare nessun'altra attività che cantarti i giri, altrimenti offendi, diciamo così, le istruzioni del maestro spirituale, cioè non ti adegui alle sue istruzioni. Noi dovremmo fare solo quello che il maestro spirituale ci insegna, altrimenti Prabhupada dice che noi diventiamo asara, che vuol dire inutili. Quello che facciamo diventa inutile. Se noi quando pratichiamo la coscienza di Krishna, laviamo i gabinetti, laviamo il pavimento del tempio, siamo sull'altare, qualunque cosa noi facciamo, se non la facciamo per dare piacere a Krishna, non ha valore. Prabhupada dice che chi non desidera tornare da Krishna, qualunque cosa faccia, leggere lo Srimad Bhagavatam, conoscere la Bhagavad Gita, essere un erudito della cultura vedica, se non ha il desiderio di tornare da Krishna, tutto quello che fa è inutile. Oppure, anche se prova a capire, non capirà nulla, né dei Veda né di Krishna. Quindi noi siamo qui perché almeno dovremmo avere il desiderio di tornare da Lui, di stare con Lui,
di stare sempre più vicino a Krishna, di avvicinarsi sempre di più. Mi sembra che nella Bibbia è scritto che se tu incontri il Signore ed è davanti alla porta, gli dovresti chiedere se puoi entrare nella sua casa, e quando sei nella sua casa gli dovresti chiedere se puoi sederti, e quando sei seduto gli dovresti chiedere di condividere il cibo con lui. Insomma, noi dovremmo cercare di entrare sempre di più nell'intimità di Krishna per condividere con lui intimamente la nostra vita. Nessuno ci obbliga a stare qui. Perché non dare il massimo di noi stessi? Perché in realtà noi non siamo capaci di dare il 100% a Krishna. Ognuno di noi, chi dà il 50%, chi dà il 30%, chi dà il 20%. Ma se questo 20%, questo 30%, questo 50% non è al 100%, il 20%, il 30%, non stiamo dando niente a Krishna. Quindi dovremmo sforzarci di dare sempre tutto quello che noi possiamo a Krishna con determinazione. Sforzarci di pensare che ogni cosa che noi facciamo a Krishna dà piacere a Krishna. Qualunque cosa noi facciamo, se lo facciamo per Krishna, dà piacere a Krishna, perché Krishna è una persona semplice. Sebbene egli è il padrone di tutti gli universi, la sua semplicità, il suo modo di essere umile con tutti gli esseri viventi, perché anche Srimati Radharani, quando vede un'anima che si avvicina a Krishna, dice: ecco, quest'anima è un'anima che ti vuole adorare ed è migliore di me. Srimati Radharani dice: è migliore di me. Quindi l'umiltà è l'essenza della vita spirituale. Certo, io lo dico, ma anch'io devo metterlo in pratica bene, questa umiltà. Tutti noi dobbiamo, cioè, questi concetti di puri, di semplicità, di umiltà, sono le cose che Dio apprezza. Il Signore non sa cosa farsene di un grande erudito, di una persona che si mette bene il doti, si fa un bel tilak. Tutto questo, quando non è fatto per Krishna, è fatto per se stessi, per dimostrare agli altri che siamo qui, che siamo là, o dare una classe eccelsa per poter, con tutti i mantra della Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam. E questo show, no, Krishna non è attratto, perché Krishna è in contatto nel nostro cuore, è dentro il nostro cuore, e sente chi è sincero o no. Quindi tutte quelle cose esterne che si fanno, soprattutto quando si è molto fanatici, non danno piacere a Krishna. Quindi noi dovremmo cercare di essere perfetti, di avere una grande conoscenza, di capire tutte le parole dello Srimad Bhagavatam, della Bhagavad Gita. Noi dovremmo cercare di... Come c'è quella storia bellissima del Brahmana che non sapeva leggere, e lui era così sincero che lo avvicina un maestro spirituale e prende l'istruzione del maestro spirituale, e l'istruzione del maestro spirituale diceva di leggere tutti i giorni la Bhagavad Gita. Lui non sapeva leggere, in quei tempi che questa cosa accade non c'erano le scuole serali per poter rimediare all'ignoranza di non saper leggere. E quindi rimaneva nella sua problematica di non saper leggere. E cosa faceva questo devoto? Tutti i giorni guardava le foto di Krishna, i dipinti di Krishna nel libro della Bhagavad Gita, e si metteva, chiudeva gli occhi e lo pensava intimamente, profondamente. E piano piano, facendo tutti i giorni questo, incominciò a piangere nel vedere le forme di Krishna. La sua estasi per poter soddisfare il maestro spirituale, poiché lui non era una grande personalità, era una persona molto semplice, molto umile, non sapeva leggere, eppure lui nel suo cuore incominciò a sviluppare questo grande amore per Krishna, soltanto guardando tutti i giorni l'immagine di Krishna. E quando Krishna vide questo, non mi ricordo più se il maestro spirituale o Krishna stesso,
lo abbracciò e gli disse: tu sei un vero devoto. Quindi se qualcuno sa la... era Chaitanya Mahaprabhu. Beh, io sapevo che lui non sapeva leggere. Beh, non è così importante. L'importante è il significato. Vedi, questi dettagli non sono così importanti. L'importante è che lui non sapeva leggere la Bhagavad Gita. Che poi forse sapesse un'altra lingua o no, il punto è che non lo sapeva leggere. E quindi questo lo portò a questa realizzazione interiore. Quindi... la cosa più, grazie, perché mi sembrava che fosse il signor Chaitanya, però non me lo ricordavo bene. E quindi il signor Chaitanya l'abbracciò e disse: tu sei un vero devoto. Quindi basta veramente il cuore per essere devoti, non necessitiamo di niente. E per questo la coscienza di Krishna è meravigliosa, perché basta essere se stessi, cercare di amare con semplicità il Signore nel nostro cuore, e il Signore sarà soddisfatto. Perché mi offre dell'acqua, una foglia, un fiore, io accetterò la sua offerta. Quindi il Signore è semplice, il Signore è umile, e noi dobbiamo diventare come Lui se vogliamo amarlo, no? Dobbiamo cercare di sviluppare quelle qualità interne che non hanno nulla a che fare con la mente, con l'erudizione, con la perfezione e col fanatismo. Molte persone pensano: fai questo, fai quell'altro, bisogna fare così, bisogna fare colà. In coscienza di Krishna molte persone gustano a essere così, no? Ci gustano per loro stessi, per la loro mente, ma dentro queste istruzioni, questo modo di essere un po' forte, non c'è la coscienza di Krishna. La coscienza di Krishna è amore. Ogni cosa deve essere detta con amore ai devoti, non con forza. Non dobbiamo obbligare nessuno, non dobbiamo essere violenti né con gli atti, pensieri e parole, né con gli atti, né con i pensieri, né con le parole. La violenza verbale è ancora più crudele di quella corporea. Uno schiaffo può fare male, ma dire delle cose cattive per far soffrire le persone è ancora più doloroso. Quindi dobbiamo stare attenti a non far soffrire nessuno, perché tutto quello che noi facciamo agli altri poi ci ritorna indietro, è l'effetto del boomerang, del karma. Tutto quello che tu fai ti ritorna indietro. Quindi cercare di fare tutto con amore è l'unico modo per evitare il karma e per non sviluppare il fanatismo, per non sviluppare tutto ciò che non è. E che cos'è il falso ego? Tutto ciò che non è. Quindi dobbiamo essere molto attenti ad cercare di essere ispirati ad aiutare gli altri. In realtà una persona che vuole aiutare un altro devoto o una persona che si avvicina alla coscienza di Krishna dovrebbe chiedere a Srila Prabhupada di dare ispirazione per dire le parole giuste e poter veramente aiutare, no? Se noi pensiamo che siamo noi che possiamo aiutare una persona, sicuramente non riusciremo ad aiutare, perché le nostre qualità non sono così grandi. In Kali Yuga siamo tutti contaminati da mangiare, dormire, riprodursi, difendersi. Non so per quanti kalpa noi abbiamo fatto queste attività. Quindi il nostro cuore non è ancora in grado di poter veramente aiutare gli altri se non preghiamo Krishna di poterlo fare. Dovremmo sempre capire che noi possiamo essere strumenti, non l'autore dell'azione, come Krishna dice nella Bhagavad Gita. Colui che pensa di essere l'autore dell'azione è sotto l'influenza dell'illusione. Quindi essere sotto l'influenza dell'illusione vuol dire non essere coscienti di Krishna. Liberiamoci da tutti i concetti di io faccio, io dico. Liberiamoci. Cerchiamo di dire: io sono uno strumento, questo io lo mettiamo al servizio del Signore, sono un servitore del Signore. Questa è la vera consapevolezza del devoto. Io sono un servitore del Signore.
e per lui io voglio vivere, per lui voglio fare servizio personale, per lui mi voglio sforzare, per lui voglio fare un'austerità che faccia piacere al suo cuore. E non facciamo austerità inutili, non cerchiamo di soffrire una cosa pensando che questo ci renda più forte. Prabhupada ha detto: io non ho mai fatto nessuna austerità. Per lui la coscienza di Krishna era il suo rifugio, la sua gioia. Quindi qualunque cosa lui facesse in coscienza di Krishna era solo gioia. Mai ha fatto delle austerità, così lui dice. Quindi dobbiamo credere alle parole sue. Perché se lui non ha mai fatto austerità dovremmo farle noi? A quale scopo? A meno che il maestro spirituale ci pone in un servizio dove c'è qualche austerità da superare, e allora in tal caso quella austerità è autorizzata dal nostro maestro spirituale. Tutto quello che è al di là dell'insegnamento del maestro spirituale è una perdita di tempo. E non solo, se noi facciamo ciò che il maestro spirituale non ci dice, entriamo nella dimensione di ribelli, no? Quelli come quelli che nelle navi fanno l'ammutinamento, no? Cioè che vanno contro il capitano della barca, non della nave. Noi non dobbiamo evitare questa attitudine di fare per ripicca o per ribellione a chissà che cosa, che poi si è ribelli quando non si è felici, si è ribelli quando non capiamo noi stessi, si è ribelli quando non siamo utili agli altri, e siamo ribelli quando ancora mangiare, dormire, riprodursi, difendersi, nascita, vecchia, mattina e morte ci attraggono più di Krishna stesso. Quindi sarebbe bene farsi un... sarebbe buono, adesso non mi ricordo chi l'ha detto, ma che ogni sera sarebbe buono fare una meditazione su quanto abbiamo fatto per amore di Krishna, per compiacerlo, quanto invece abbiamo fatto per compiacere noi stessi. Questa è una bellissima meditazione che ci aiuta a capire dove siamo e che tipo di devoti siamo. Perché è facile mettere un doti, è facile mettere un kurta, col tempo diventa facile anche fare un bel tilak, ma la cosa più difficile è cercare di essere e di vivere per Krishna. Ma non è tanto difficile quanto noi cerchiamo veramente Krishna. Più il nostro desiderio di cercarlo è sincero, e tutto diventa facile. Prabhupada dice che un vero devoto, quando viene nel Tempio, è facile cantare il mantra di Krishna, è facile alzarsi. Tutto quello che noi pensiamo che sia austero, per il devoto sincero, non lo è. Anzi, ogni austerità, in questo caso alzarsi al mattino, è un'austerità per la mente, non per l'anima. Alzarsi presto al mattino, andare al tempio, cantare giri, tutto quello che fa il devoto sincero lo fa veramente con piacere, e prova gustando piacere nel fare queste cose, no? C'è un gusto, e questo devoto piano piano raggiunge la piattaforma di Ruchi, il piacere. Quando canta sente un piacere, un languorino, come quando gusta qualcosa di buono mangiandolo, no? Come mangiare un mango, o perché è occidentale le fragole con la panna, no? E così via. Quindi questo piacere è dovuto alla nostra devozione. Più noi siamo devozionali e più il piacere spirituale entrerà nel nostro cuore. E questa gioia non andrà via, perché qualunque cosa si fa nel mondo materiale è temporaneo. Una felicità di stare col proprio ragazzo, di baciarlo, eccetera, eccetera. Qualunque cosa accade nel mondo materiale è temporaneo. Persino le giostre sono temporanee, no? Qualunque divertimento, il filo, cioè lo zucchero filato, lo mangi, ne vorresti mangiare tanto, perché mentre lo mangi si scioglie in bocca e non neanche lo senti, no? Così questi piaceri, che possono apparire belli, vedere un bel film, qualunque cosa, finisce subito. E l'anima, che è eterna, noi che siamo eterni, non prova piacere nelle cose temporanee, perché
vorrebbe che quella situazione bella si prolungasse nel tempo, proprio perché siamo anime spirituali eterne. Quindi il mondo materiale non ci propone niente per la nostra felicità, anzi aumenta l'ansietà, aumenta la confusione, aumenta tutto ciò che non è. Essere in coscienza di Krishna vuol dire essere abbandonati a Krishna, amare Krishna e godere di Krishna. Io mi fermo qua, spero di essere stato chiaro in ciò che ho detto, di aver ispirato, mi auguro, i vostri cuori ad amare di più Krishna. Almeno, e spero naturalmente che anche a me questo possa portare questo beneficio. Ci sono domande? Ci sono... Abhimanyu, tu mi sembra... No? Goranga? Tu? Date il microfono a Adriano, che adesso la voce si può sentire bene. A volte sembra che uno, dicevo, gli occhi con cui si guarda agli altri devoti, a volte sembra che uno stia godendo, diciamo, per sé, però la verità è che degli occhi normali, diciamo, non riescono a distinguere quando uno sta godendo o comunque dedicando le cose a Krishna o quando sta godendo per se stesso. Magari uno prende prasada e dice: ah, se lo sta godendo lui o lo sta facendo per Krishna. E come fai a... E questa è la domanda? Come fai a capire, a sapere, cioè come fai a giudicare? Ti rispondo? O vuoi dire qualcosa ancora? Allora, innanzitutto noi non dobbiamo preoccuparci assolutamente di quello che fanno gli altri. Noi ci nutriamo con la nostra bocca e non con la bocca degli altri. Non dobbiamo essere interessati se gustano per Krishna o no. Se gustano, stanno gustando prasada, quindi stanno facendo... No, una cosa molto importante sarebbe che quando mangiamo non parliamo. Lo sai perché? Perché prendere prasada si chiama prasada seva. Lo sapevi? Prasada seva vuol dire che tu stai gustando Krishna. Per quello dovremmo interiorizzare la nostra mente all'interno e di sentire questo cibo che va dentro e purifica il corpo, la mente e il cuore. Dovrebbe essere una meditazione mangiare. Infatti c'è la tradizione in certi posti cristiani, cattolici, come i francescani, i carmelitani e altri che adesso io non conosco bene, fanno voto di silenzio quando mangiano, no? Non dicono niente, senti proprio il silenzio. Magari uno che sbatte la bocca si sente, però per cui di quello niente. Quindi sarebbe buono, adesso naturalmente, come ho detto, non bisogna essere fanatici a imporre niente a nessuno, ognuno sia se stesso e mangi come può. Però dovrebbe cercare di sforzarsi, di meditare sul cibo che sta mangiando. In questo modo rispettiamo Krishna, in questo modo stiamo rispettando, in questo modo siamo coscienti di Krishna. Cioè, c'è sempre un crescendo di come essere coscienti di Krishna. Possiamo raggiungere un livello, poi ci sono livelli superiori, più elevati, più profondi, fino ad arrivare all'amore per Krishna. Dipende da noi, da come mettiamo in pratica la coscienza di Krishna, come possiamo progredire nella vita spirituale. Non dipende da Krishna, se Krishna vuole. C'è il detto: se Krishna vuole, se noi vogliamo. Krishna è nel nostro cuore e desidera soddisfare i desideri che noi abbiamo nel cuore. Naturalmente, se non è mangiare carne, bere vino e fare sesso, Krishna è propenso ad aiutarci a soddisfare gli altri desideri che sono più veniali, che sono meno pesanti per uno che fa vita spirituale.
Quindi la nostra attenzione non deve essere rivolta a quelli che stanno da casa. Questo sta mangiando con devozione? Mi sembra. Mi sa che sta gustando per lui. No? Cioè, che senso ha? Cioè, se una persona ha una ferita, si sta curando per il suo corpo, per dare piacere a Krishna? No? Che cosa interessa a noi questo? Noi dobbiamo vedere. Prabhupada dice che tu vedi, l'ho letto anche l'altro giorno, nella Bhagavad Gita, che Prabhupada spiega che una persona la capisci da quello che dice, no? Da come predica. In accordo a quella predica che fa, capisci quanto avanzamento e quanta coscienza di Krishna c'è dentro di lui. Quindi non è quello che fa, ma quello che dice. Così dice Prabhupada. Poi noi dobbiamo capire che c'è lo scherzo, c'è il gioco, ma quando si parla della vita spirituale, mai scherzare. Quando si parla di Krishna, mai scherzare. Le cose sacre devono essere rispettate come tali. Mai giocare su Krishna. Guai avere un libro e andare in bagno, portarselo in bagno, oppure metterlo a terra. Cioè, dobbiamo sapere che questi libri non sono differenti da Krishna. Tu metteresti, non so, tuo fratello seduto sul prato senza un cuscino, senza proteggerlo? Se tu ami tuo fratello, ami tua madre, tuo padre, vuoi che stiano comodi, che non si sporchino, e che, cioè, li rispetti, li veneri, no? Così Krishna non è differente dai suoi libri. Quindi mi raccomando, ci sono persone... Bello questo che mi hai detto, è una bella domanda, sai, mi piace perché mi sta aprendo a certi aspetti, che vedono in accordo al loro guna e karma. Prabhupada dice che il guna e karma sono come degli occhiali. Ci sono gli occhiali verdi, quelli che sono rossi, quelli che sono marroni. Chi ha gli occhiali marroni vede tutto marrone, chi ha gli occhiali rossi vede tutto rosso. Così, similmente, se tu sei un imbroglione, vedrai tutti come imbroglioni. Se tu sei un ladro, vedrai tutti come un ladro. Se tu sei fanatico, vedrai tutti come fanatici. Se tu sei uno che critica gli altri, vedrai tutti come criticoni, no? Quindi c'è, siamo noi che abbiamo i difetti. Se noi vediamo un difetto, quel difetto è in noi. Se una persona è libera dall'ego, se una persona è libera nel suo cuore, vede tutti i devoti e non vede i difetti. Ogni difetto che ti dà fastidio è un tuo difetto che rispecchia in te, no? Quindi è facile cadere in questa illusione, perché una delle più grandi illusioni, quando noi capiamo di non essere questo corpo, è quello di identificarci con la mente. Ed è molto, molto più difficile venire fuori da questa identificazione, perché la mente non si vede. Sapete qual è? Dico, non so chi me l'ha detto, ma forse un cristiano, ma non importa. Quando c'è una verità, che sia cristiana, che sia buddista, quella verità è eterna e assoluta. E dice che la più grande qualità del diavolo è quello di essere invisibile, perché Adriano, dai, vai a fare un po' di sesso. Adriano, lascia questi pelati. Adriano, non vedi, qua sono tutti tosti, si alzano presto al mattino e tu vai a dormire, ma lascia perdere, ma dormi fino alle 12 del pomeriggio, non preoccuparti, questa è austerità, il canto del mamantra. Ma che cos'è questo canto? Ma canta una bella canzone, torna al suo rientro, non so, quello che vuoi, ma non cantare il mantra di Krishna, ti prego, no? La mente è la nostra eterna nemica. Finché noi non siamo realizzati, la mente è la nostra peggiore nemica. Quando incominciamo ad avvicinarci alla vita spirituale, incomincia a diventarci amica. Ma questo è un livello molto elevato. Quindi noi che siamo ancora terra a terra, pane, pane, vino, vino, non possiamo pensare di avere la mente amica. Qualunque cosa va al di là della normalità, in coscienza di Krishna, non ci porta bene.
Dobbiamo essere devoti semplici, normali, cercare di seguire i devoti più avanzati, cercare di non fare cose strane, cercare di associarci con i devoti quando mangiamo, quando dormiamo, anche quando dormiamo, perché Prabhupada non voleva, ad esempio, che i devoti vivessero in una stanza isolati da soli, no? Soprattutto nei tempi più neofiti, no? Nel periodo dell'inizio della vita spirituale, perché la solitudine, e l'essere solo, è come quando una persona sta da sola e pensa questo, pensa quello, no? Diventa un laboratorio del diavolo alla mente, no? Quindi dobbiamo cercare sempre la compagnia dei devoti. Tu hai una bella attitudine, quella di fare tante domande anche quando sei fuori dal tempio, questo mi piace molto. Per altri aspetti ti detesto. No, scherzo, comunque. Cioè, dobbiamo cercare di fare domande che con sottomissione, tatti vidi per riprasnena sevaya. E fare le domande con sottomissione, senza pensare che tu sai già la risposta. Uno dei modi per non ascoltare e fare le domande pensando che tu sai già la risposta, e quello che ti risponderà ti dirà una cosa sciocca. Questa presunzione è quando noi pensiamo di essere superiori agli altri. Molte persone, ad esempio, io ti parlo, non so se tu veramente mi ascolti o stai pensando chissà che cosa, no? Molte volte ascoltiamo una persona, ma solo apparentemente. E quello lì, quella è la mente che è una ladra. Chi ascolta senza, cioè chi sente parlare senza ascoltare è un ladro. Capito? Stai rubando qualcosa a te stesso. Perché l'informazione spirituale è quella che ti aiuta a essere sereno, a essere felice. Se tu non ascolti, se tu metti i tuoi pensieri prima delle parole di chi ti parla, non potrai mai ascoltare. C'è un detto giapponese che dice: se tu vuoi riempire una teiera, prima devi svuotarla e dopo devi metterla sotto la teiera. Se tu hai una tazza piena, come fai a riempirla? E se tu non metti la tazza sotto la fonte che riempirà questa tazza, non si potrà mai riempire. Similmente, se noi abbiamo dei concetti, delle convinzioni, delle abitudini del passato e le teniamo strette come la cosa più bella che abbiamo vissuto, e quelle non ci permetteranno di fare vita spirituale. Le abitudini sono la morte della vita spirituale. Il lamento fa una barriera all'amore per Krishna. Quindi lamento, abitudini sono i nostri più acerrimi nemici nella vita spirituale. Poi naturalmente la critica, il giudicare, tutte queste attitudini materiali. Perché ad esempio nel mondo materiale c'è un'attitudine bruttissima, che è quella di innalzare se stesso e abbassare gli altri. Quello ha fatto questo, quello ha fatto quell'altro. In quel modo, mentre diciamo che quello ha fatto questo, ha fatto quell'altro, tu sali, no? Perché tu hai visto che quello ha quel difetto, che quello c'ha l'altro difetto, non vedendo che guardando queste cose il più grande difetto ce l'abbiamo noi. E poi viene detto che quando noi critichiamo una persona, un dito va verso quella persona e tre dita vanno verso di noi. Vedi? Guarda. Vedi? Uno, due, tre. Ecco. Quindi cerchiamo di non criticare, non giudicare. Se uno ha un'attitudine di scherzo e dice quella persona è così e cos'ha solo per ridere, che la sua attitudine, il suo mood non è per offendere, allora ben venga. Ma se lo è solo per mortificare gli altri e innalzare se stessi, è meglio che la mettiamo da parte, questa abitudine, questa attitudine mentale. Cioè, parlare è facile. Io adesso sono qua, dico tutte queste cose, ma anch'io devo naturalmente vedere tutte le mie cose, i miei difetti, le mie impurità. Non è che basta sedersi e parlare. Tutti sono capaci di dire belle parole, ma metterle in pratica è la cosa più importante. È importante cantare il mantra di Krishna piuttosto che scrivere della coscienza di Krishna nell'ora, perché Prabhupada,
te lo dico proprio come col mio cuore, non te lo dico per dirti. Prabhupada ci ha insegnato, e le sue istruzioni sono, che nel periodo del Mongolarti, che va dalle 4:30 alle 6:30, 7, non bisogna fare nient'altro che cantare il mantra di Krishna, perché quella è l'ora più auspiciosa, ed è, i pianeti sono messi in una posizione favorevole per la vita spirituale in quell'ora lì. Quindi tutto è scientifico. Noi non siamo una religione, siamo una scienza dell'autorealizzazione. Prabhupada ci teneva molto a dire questo. Possiamo apparire dei religiosi, forse viviamo anche la religione, ma il devoto non è interessato a essere religioso, ma è interessato a essere devoto. Quindi vediamo questa coscienza di Krishna come una grande scienza della conoscenza di se stessi, della conoscenza dell'ego, della conoscenza dell'intelligenza, del corpo, in modo che conoscendo queste cose noi capiamo chi siamo e come siamo. Senza la conoscenza di se stessi non è possibile conoscere Krishna, dice Prabhupada. Quindi dobbiamo capire che devoti siamo, dobbiamo cercare di capire tutte le attitudini che abbiamo che vengono dal mondo materiale e non viverle più, ma noi non siamo capaci di fare questo. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo pregare Krishna, che è Srila Prabhupada, soprattutto è più importante il guru che non Krishna stesso. Perché? Perché è il più misericordioso, è colui che si preoccupa di tutte le anime cadute, più ancora di Krishna. E Krishna dice nella Bhagavad Gita: non è devoto colui che pensa di essere il mio devoto, ma che è devoto del mio devoto. Questi sono punti fondamentali per capire perché noi ci chiamiamo Prabhu. Lo sapete cosa vuol dire Prabhu? Prabhu, Prabhu, Prabhu. Prabhu vuol dire maestro. E Prabhupada dice che anche l'ultimo che arriva nella coscienza di Krishna può essere un guru o il nostro maestro. Le parole che il Signore usa per farci capire come stiamo agendo e per farci capire che se stiamo sbagliando o no, le può usare in ogni essere vivente, perché Lui è dentro l'anima, dentro il cuore di ogni essere vivente. Quindi ci può parlare attraverso lo spazzino, attraverso la carta, lo spazzino, il barbone. Le parole del Signore possono essere date da chiunque. Certo, noi non dobbiamo mica onorare lo spazzino come maestro spirituale né venerarlo, ma dobbiamo capire quando il Signore ci parla. Il Signore ci parla attraverso ogni essere vivente, può parlarci attraverso ogni essere vivente. Per quello dobbiamo riconoscere che noi tutti siamo uniti, siamo fratelli nel Signore. Non è una bella parola, ma è una realtà. Le belle parole non servono a niente. Le parole che vengono dal cuore per darci un insegnamento che possiamo portare con noi per sempre, quelle sono le parole di Dio e non ci lasceranno mai. Quindi cerchiamo di impegnarci al massimo, di non lasciare mai la coscienza di Krishna, e soprattutto Prabhupada diceva una cosa importantissima: qualunque cosa fai, qualunque situazione accade, che stai dentro il Tempio, che stai fuori del Tempio, non smettere mai di cantare il mantra di Krishna. Srila Prabhupada chi? Sankirtan Yagya chi? Srima Bhagavatam chi? Gaura Premanandari Haribol. Dai, grazie a voi. Chiaro? Bisogna chiedere sapendo di non sapere. Bravo. Sì, bravo, bravo. Però bisogna essere desiderosi di sapere veramente quello che il devoto ti può dire. Capito? Non riesco a...